Buonasera a tutti e benvenuti al secondo incontro dei cinque incontri istituzionali di Confina. Volevo ringraziare il Locus Bar per aver ospitato questo secondo incontro, inoltre l'Osservatorio Balcani Caucaso che ha collaborato e presentato con noi questa serie di incontri. Questa sera abbiamo con noi Paolo Martino, che è il regista e autore del documentario che aveva presentato questa sera. Giovani che ha finanziato il progetto, lo ricordiamo. E vabbè, poi scorgo l'occasione per ricordarvi il prossimo incontro, che sarà giovedì prossimo, il 24, alle 6.30 presso il Senato di Bistro, in cui si parlerà della guerra in e poi questo sabato, che non c'entra con il confine, ma questo sabato 19 alle 15 abbiamo organizzato in questa catena il referendum costituzionale del 2 dicembre in piazza Loreto, quindi se ci avete passo la parola a Giacomo, che metterà. Grazie, io sono Davide di Osservatorio Balcani Caucaso, benvenuti anche da parte nostra. Una settimana fa ci siamo occupati di Turchia, guardandola anche dal punto di vista della questione curda, e lo abbiamo fatto grazie alla voce di una giornalista, Fazla Mart, e poi attraverso la letteratura, con la lettura di alcuni brani e la musica, grazie alla presenza di un musicista. Adesso continuiamo a parlare di alcune questioni cruciali che riguardano il mondo in cui viviamo, e molto collegate anche alla Turchia, per cui non è che non stiamo affrontando un altro argomento, ma stiamo affrontando un argomento simile, da un altro punto di vista, su una questione simile. E lo facciamo attraverso un altro mezzo espressivo, che è quello del video, e lo facciamo con Paolo Martino. Paolo Martino non è la prima volta che è ospite qua a Rovereto, è stato anche alcuni anni fa, e ci lega con l'osservatorio, ci lega un rapporto ormai pluriennale, iniziato proprio grazie a un suo reportage, in questo caso scritto, attraverso il strumento espressivo del video, che raccontava la vicenda di Moussa Khan. Moussa Khan era un nome di un profugo, un rifugiato, un migrante afghano, e Paolo in questo reportage, in più puntate, seguiva tutta la sua vicenda, che passava per partire naturalmente dall'Afghanistan, passava per la Turchia, finiva in Grecia per poi arrivare a Roma. Il lavoro che andremo a vedere oggi non è un instant video, un instant doc, cioè non è un documentario, anche se tratta di una questione assolutamente urgente, assolutamente attuale come quella migratoria, però è una questione in realtà che da anni è una questione che si trova rispetto all'Europa, rispetto ai temi europei, rispetto anche al nostro territorio, al territorio in cui viviamo, ma qualche anno. E quindi io ritengo sia ancora più interessante vederlo in quest'ottica, per vedere cosa già alcuni anni fa si poteva cogliere di quanto dopo è accaduto. Anch'io lo guarderò con questa curiosità, perché non l'ho mai visto. Chiederei a Paolo di presentarcelo brevemente, per poi magari appunto lo vediamo e poi ne parleremo assieme. Hai già praticamente detto tutto quello che volevo dire io. Me lo farò per il tappeto. Di testo io, quando il regista in documentario svela ovviamente degli aspetti, no, del lavoro che uno si apprezza a vedere. No, raccolgo soltanto questo punto, poi magari nella discussione che seguirà con piacere affronto anche il, come dire, a 360 gradi quello che è stato quello che dice Moussa Khan, in sostanza, che è un personaggio che mi porta ancora dietro dopo 5-6 anni.
che è un po' la genesi di questo lavoro. E all'epoca ovviamente sembrano passati molti più anni, in realtà non so perché, però la questione dei migranti, dei rifugiati era ovviamente già sentita in Italia, in Europa in generale, però era comunque al di là da venire la questione siriana, che poi forse l'ha portata all'attenzione anche del pubblico più vasto di quello che guarda i documentari. Però lì accade qualcosa. Arrivato a Igoumenitsa, che come scoprirete nel lavoro è questa direi all'epoca io la vissi come una parentesi extraterritoriale, cioè io non facevo fatica a credere che in Europa, e soprattutto dopo aver viaggiato appunto sulle rotte quelle orientali, Iran, Turchia eccetera, facevo fatica a credere che in Europa ci fosse una realtà da vivere per persone, per esseri umani, a cui mi legava prima di tutto l'anagrafe, perché più o meno all'epoca insomma ero coetaneo di quasi tutti i ragazzi che ho conosciuto lì. E dicevo, questo pallino di Igoumenitsa mi è rimasto una volta rientrato a casa, e quindi ho deciso di ripartire con la videocamera e realizzare questo lavoro. È un lavoro brutale, realizzato con mezzi di sopravvivenza, e non c'è stata una produzione alle spalle, e quello che vedrete è molto poco filtrato. Poi purtroppo ho continuato nella professione di documentarista, quindi ho raffinato alcuni mezzi, e questo secondo me ha tolto forse quell'elemento, no? Sono meno crudi i lavori successivi. Sono molto legato a questo qui e vi auguro buona visione. Lascerei a lui quanto le cose sono cambiate, quanto non sono cambiate, su tutta una serie di questioni che si pongono, per esempio la questione della riforma del regolamento di Dublino, che non è cambiato ancora assolutamente nulla, da allora più che altro il flusso, il numero di vite coinvolte, di destini coinvolti è stato sempre maggiore. Io però lascerei direttamente la parola a voi, se c'è qualche domanda che volete, qualcosa che volete chiedere a Paolo. Sono dell'organizzazione, si è preparato la prima domanda. Non se ne faccio una. Succede quasi mai. No, una cosa un po' sul... tanto rompo il ghiaccio io. Una cosa che ti volevo chiedere un po' sul personale, dato anche l'intensità del lavoro, tu hai incrociato tutti questi destini. Cosa sai di queste persone che hai conosciuto? Hanno tenuto rapporti? Cosa pensi adesso di loro, soprattutto in questi anni? Come vivi come hai vissuto emotivamente questo lavoro? Come lo vivi adesso in particolare? Vabbè, quello ovviamente è il nervo scoperto, perché allora il protagonista che vedete solo all'inizio e poi nel corso del lavoro diventa soltanto una voce fuori campo, lui è un mio amico, di fatto lavoriamo ancora insieme, abbiamo sviluppato tutta una serie di progetti negli anni, abbiamo realizzato insieme anche un lavoro più corposo sul piano produttivo di questo, che si chiama Terra di Transito, e quindi con lui ho contatti quasi, non dico quotidiani, però lavoriamo parecchio insieme. La massa dei destini, di quelli che questo termine mi piace molto che ha utilizzato, ovviamente si disperde necessariamente, quindi non ho idea di quali siano soggettivamente i percorsi che hanno fatto quei ragazzi. Però una cosa su cui rifletto da un po' di tempo, non moltissimo a dire la verità, però da
dopo aver fatto altre esperienze di questo tipo, anche se poi ogni volta diverse, perché vabbè, in primo luogo cambia il punto di vista mio, e questa è una cosa bella del cinema, del documentario, che comunque devi forzatamente assumere un punto di vista di cui ti assumi la responsabilità nel momento in cui metti la camera in un punto preciso. Quello secondo me è una metafora molto importante. E questi destini, dicevo, una riflessione che mi porto avanti da un po' di tempo. Cioè, noi siamo molto abituati all'idea che la migrazione è un fenomeno che possiamo definire di flusso, cioè si è migranti quando o comunque ci occupiamo del fenomeno migratorio quando, soprattutto nei momenti critici, quindi ci concentriamo questo come, soprattutto diciamo, come produttori di informazioni, di notizie, ma anche come fruitori. Cioè sul fatto che a un certo punto, che ne so, c'è lo sbarco in Sicilia, 170 persone arrivano, 4 corpi recuperati, oppure questa rotta qui, anche quella greca, l'anno scorso, se vi ricordate, c'è stato un flusso di notizie molto importante sul passaggio di soprattutto siriani all'epoca, attraverso i vari paesi balcanici. E ci dimentichiamo invece che ogni soggettività poi si sviluppa, e questo è un lavoro più difficile da raccontare, un lavoro più difficile, allora, A, perché ci vuole tempo, e B, perché poi esiste quel fenomeno che chiamiamo integrazione, che al suo interno contiene tantissime cose, che ci fa perdere un po' di vista, secondo me, anche un atteggiamento feticista che ci piace avere su queste tematiche. Quindi noi ci concentriamo sempre sull'aspetto critico, sulle difficoltà che attraversano i migranti, però spesso dimentichiamo che se si fa quel viaggio, a prescindere dalle motivazioni, è perché comunque c'è una scelta importante a monte. Anche quando si dice che la migrazione è forzata, quindi parliamo di rifugiati, di persone che se restassero nel loro paese sarebbero sottoposti a pericoli, anche di morire, però comunque richiede un coraggio, una scelta importante. E questo coraggio, secondo me, rimane anche dopo l'arrivo. Quindi le persone che abbiamo intorno oggi e che non sono nate qui e che sono arrivate attraverso viaggi di questo tipo. Quindi come raccontare questa cosa? E come renderla? Che forse è più una, come dire, una mia percezione che è una realtà, però sto lavorando adesso più su questo, quindi seguire negli anni non più il fenomeno spot, ma l'evoluzione che poi comporta anche un'interazione più profonda, perché anche noi ci modifichiamo insieme ai nuovi arrivati, cioè anche il nostro linguaggio, la nostra quotidianità viene modificata profondamente da fenomeni tipo questo, e io dico per fortuna. Vorrei porre una domanda, praticamente l'interesse del documentario è basato sul punto di vista degli immigrati, sì. E, tranne magari un punto in cui parlava una signora e così, insomma, vedendo un po' anche la direzione in cui andava la politica greca, tu hai avuto altri rapporti con i greci, come la vivono, e vorrei chiederti che informazione viene passata dell'immigrazione al popolo greco, che in questo momento, come lo era nel 2012-2011, era molto fiaccato, diciamo, da questa crisi. Beh, hai toccato parecchi punti, è una domanda complessa. Prima ti rispondo personalmente, ho frequentato la Grecia negli anni e soltanto quest'anno sono andato almeno due volte per un periodo abbastanza prolungato, soprattutto a Idomeni, dove c'era appunto questo enorme accampamento che aveva caratteristiche totalmente nuove, dove vivevano appunto una popolazione che oscillava tra gli 8 e i 12 mila persone, e dopo che la Grecia e la Macedonia, in particolare la Macedonia, ha chiuso questo confine che fino a appunto il giorno prima invece era una valvola di sfogo che permetteva appunto soprattutto ai siriani, ma non solo, è importante perché poi parliamo solo di siriani, ma il fenomeno afghano, il fenomeno iraniano, il fenomeno curdo è sempre attivo come in questo documentario qui. Quindi ho continuato negli anni a frequentare la Grecia, credo che sia che la Grecia sia una chiave fondamentale per la comprensione
di questo fenomeno, ma anche di tanti altri, come era d'altronde l'Italia. Quindi noi comunque abbiamo, laddove riusciamo a fare un po' astrazione, non è facilissimo, però come italiani abbiamo un punto di vista cruciale, secondo me, su quello che sta accadendo, e che però si definisce, cioè prende dei contorni chiari soltanto quando riusciamo a tirarci fuori da, appunto, da tensioni, da rumori di fondo. Vi dico proprio come fenomeno storico, ecco, cioè l'Italia è un punto cruciale. E la Grecia è la stessa roba. La narrazione in Grecia, secondo me, non sono un esperto, però secondo me è abbastanza bilanciata. Cioè, c'è stata ovviamente una deriva politica, a cui qui dicevi anche tu, faccio vagamente accenno, che poi è diventata molto più corposa. Cioè, praticamente questi qui sono entrati in Parlamento, eccetera. C'è stato addirittura un omicidio a un certo punto, che è stato imputato alla loro, anzi proprio direttamente a dei militanti di quel partito, tanto è vero che è stato sciolto, adesso è legale e sta covando sotto altre forme. E, però secondo me, a livello di informazione, la Grecia è un paese che come dire, si è mantenuta sempre, c'è un forte bipolarismo in Grecia, cioè veramente c'è una realtà che contiene punti di vista molto contraddittori, come tutte le realtà vive in evoluzione praticamente. E, per cui sì, sulla domanda ti rispondo che secondo me ci sono entrambe le cose. Poi sul fatto che il popolo greco sia fiaccato dal fenomeno, non lo so, pure lì, cioè la Grecia è un paese che, ripeto, non sono un esperto, parlo per aver vissuto alcune esperienze lì, e, come l'Italia anche, c'è una narrazione che va in una certa direzione. Facciamo il parallelo con l'Italia, cioè l'Italia è un paese costantemente sottoposto alla crisi dei rifugiati. Allo stesso tempo è uno dei pochi paesi, questo ve lo dico io, non posso dimostrarvelo, quindi poi fate quelle vostre valutazioni, che riesce comunque a instaurare un rapporto con persone che arrivano da una storia complicata, da mesi, anni, vissuti molto precariamente, e questo rapporto rimane poi nei passi successivi. Cioè, se voi andate, in sostanza quello che voglio dire, se voi andate in Germania, andate in Francia, andate in Inghilterra, la maggior parte delle persone con cui avrete contatto, parlo di migranti ovviamente, che hanno viaggiato negli ultimi 6, 7, 10 anni, conoscono l'Italia. Addirittura adesso ero a Calais, dove c'era un altro immenso accampamento, anche lì sulle 10.000 unità, persone che provano ad attraversare la Manica per andare in Inghilterra, quindi siamo nella civilissima cuore d'Europa, in Francia, dove non c'è la crisi economica greca, dove non c'è tutto questo. E praticamente la lingua, diciamo, franca di Calais è l'italiano. Cioè, se un somalo, non esiste più Calais, è stata sgomberata 10 giorni fa, adesso è una sterile duna di sabbia, e l'afgano e il somalo parlavano italiano. Questa è una cosa che non avevo ancora mai toccato con mano, sono stato lì quasi 10 giorni, quindi è una cosa che è venuta fuori fin dal primo momento che ero lì nel campo. Quindi è vero che, come dire, c'è una narrazione in quella direzione, però secondo me a livello di rapporti umani, che poi è la cosa che interessa a me, cioè forse come avete visto anche dal lavoro, ma anche da tutte le fasi successive, è molto ricca, cioè è molto vitale. Poi vaso clamorosamente. Perché non parlo di greco? Aspetta, devo dire una cosa. Quanto è importante per loro, per le persone che incontri, il fatto che la loro storia venga raccontata, che la loro situazione venga raccontata? Hanno percezione del lavoro che fai come qualcosa per loro importante? Prima di rispondere alla domanda, puoi spegnere il proiettore, perché... Sì, ok, vabbè, lasciamo. Allora, dico questo. Ah, ok, c'è meglio. Sì, erano pure i pareti. Allora, secondo me il contesto di partenza, che è materia viva della narrazione, è che quando fai un documentario di questo tipo ti trovi di fronte a persone che hanno una passione
è una dedizione al racconto che forse noi ritroviamo negli anziani, cioè residuale, no? E, no, possibilmente così anche per Giù. E questa cosa risulta anche poi, cioè è molto semplice, poi io negli anni successivi al Just About My Fingers, che è il 2010-2011, ho vissuto quasi, non continuamente, però un paio d'anni in Medio Oriente, e questa esperienza mi ha messo a contatto in maniera proprio, cioè, costante, quotidiana, con persone che poi si sono ritrovati a fare il viaggio perché magari arrivano dalla Siria, eccetera. Ok, grazie. E niente, quindi, cioè, lì trovi una predisposizione al racconto che è qualcosa che da noi si è perso. Quindi questa è la prima cosa, cioè ti approccia una persona che effettivamente si dedica proprio a questa, anche in situazioni precarie, magari impegnati in qualcosa, arrivi tu, ovviamente devi trovare una chiave per entrare, però mediamente non è complicato, cioè per me mediamente si instaura subito il rapporto. E l'importanza del racconto secondo me è, c'è consapevolezza di questa cosa, non so se su un piano già, come dire, che, su un piano che io interpreto a livello autoriale, cioè se porti, cioè se hai una giornata fuori, una nottata, a un certo punto fai un'intervista della Madonna, torni a casa contentissimo perché poi non vedi l'ora di montarla, eccetera, non so se c'è quella consapevolezza lì, ovviamente, però il fatto di aver avuto uno scambio comunque dove c'era attenzione rispetto al tema, dove c'era, questo secondo me è ben presente. E poi ho avuto anche, ovviamente oggi, cioè, con i social media praticamente è facile mantenere contatti, anzi è praticamente scontato, cioè ogni volta che conosci qualcuno, soprattutto se gli fa un'intervista, al passo successivo aggiungimi su Facebook, quindi tante volte anche feedback, ma cioè in qualsiasi intervista fai, non è una cosa riservata ai migranti, quindi sì, questa cosa lì. Ovviamente non mi muoverei mai per fare una cosa che, come dire, cioè non mi muoverei mai sulla base di un'idea di, cioè per dare dignità alle storie di chi sta facendo questa cosa, credo che sia un concetto totalmente artificiale, ecco. Cioè comunque io lo faccio perché mi interessa a me. Penso che sia anche l'unico modo per motivare delle persone a collaborare ai progetti, eccetera, di fondo. Poi come conseguenza viene anche quello lì, cioè che riesce a far esprimere delle persone e a fargli raccontare la loro storia. Mi dicevi prima che i migranti stanno tornando a Patrasso, voglio dire, vuoi spiegarci un po' questa cosa, dopo la chiusura di Domenico? Sì. Allora, dicevamo questo mentre facevo tardi, e che praticamente i Comenizzi e Patrasso per anni sono diventate isole quasi deserte per la popolazione in viaggio che avete conosciuto in questo lavoro, nel senso che a partire dal 2013 c'è stata comunque un'intensificazione di controlli. Se andate su YouTube trovate anche i video dell'epoca, retate incredibili su quelle montagne dove avete visto il fuoco, eccetera, il pranzo delle ultime scene, proprio caccia all'uomo, quindi c'è stata evidentemente una scelta che ritroviamo tra l'altro a cicli, poi l'altro giorno hanno fatto la stessa cosa al centro di Parigi, a Stalingrad, comunque ogni tanto l'autorità per dinamiche che tutto sommato non mi interessa neanche troppo, decide che quel capitolo va chiuso. Questo però sia, diciamo, venuto insieme a una, paradossalmente a un'intensificazione dei flussi di migranti che hanno attraversato quel paese, che appunto coincide con la crisi siriana. Quindi che è successo? A un certo punto che la Grecia e la Macedonia e tutti i paesi successivi hanno di fatto aperto le frontiere in modi più o meno espliciti. Io l'estate dell'anno scorso sono stato ad Atene una quindicina di giorni, mentre seguivo i ragazzi che partivano per il viaggio, addirittura era nato proprio un business, cioè praticamente appena entravi in Macedonia potevi comprarti una bicicletta a 20-30 euro, ti facevi il viaggio in bicicletta perché la Macedonia aveva fatto una legge
provvedimento, non so adesso in termini legali come si inquadra, per cui non potevano viaggiare sui mezzi pubblici. Allora loro andavano in bicicletta e la lasciavano al confine con la Serbia, e lì c'erano veramente dei macedoni che si erano organizzati con i furgoni e riportavano le biciclette al confine greco e se le rivendevano. Questa cosa è finita drasticamente alcuni mesi fa con la chiusura del confine, che ha poi portato alla questione di Idomeni. Dopo Idomeni, che è stato sgomberato all'inizio dell'estate, questa massa immensa di persone, di circa 10.000 persone, è stata trasferita in dei campi all'interno del paese, con una pressione migratoria comunque sempre attiva. È vero che c'è stato un accordo tra Grecia e Turchia, tra Europa e Turchia, per cui praticamente molti meno migranti sono riusciti ad attraversare quel pezzetto di mare che c'è tra la Turchia e le isole greche, quindi c'è stato un rallentamento degli arrivi in Grecia, ma non un blocco. Sicuramente però dal confine greco-macedone non si passa più, a meno che tu non abbia molti soldi da investire con i trafficanti. È cresciuto tantissimo il prezzo dell'attraversamento del confine tra Grecia e Macedonia, e soprattutto è un investimento poco produttivo, perché poi hai tanti altri confini da attraversare prima di arrivare in Italia. Quindi appunto, che succede? Che queste località qui, Patrasso e Comunizia, hanno in qualche modo ripreso quota. Le dimensioni del fenomeno, ne parlavamo anche prima, non riesco ad inquadrarle, nel senso che bisogna andare lì e io ancora non l'ho fatto. Però so per certo che già i domeni, quando gli ultimi giorni prima dello sgombero in quello lì, si parlava già di Patrasso e Comunizia come due realtà già attive. Patrasso è sempre la capitale, diciamo, tra i due porti è quella che funziona di più. Ci sono stato anche negli anni successivi a Gesabat Martingers, ho fatto un lavoro che si incentrava soprattutto sui minori. Quindi diciamo che Patrasso ci ha avuto proprio una continuità, non si è mai di fatto interrotto. Invece Comunizia è una storia che veramente un giorno andrebbe raccontata proprio, cioè, come un romanzo, perché lì praticamente questo posto qui veniva controllato da trafficanti curdi. A un certo punto c'è stata una reazione dei sudanesi che non hanno più voluto pagare di fatto il pizzo ai curdi, perché per stare lì dovevi pagare. C'è stato uno scontro epico praticamente, si sono proprio dati appuntamento, c'è scappato anche un morto, quindi cioè, bottiglie Molotov, è stata una cosa... tra l'altro di cui si ha solo memoria orale, non c'è una foto, un video, niente, e da lì Igumenizia è finita definitivamente. Invece adesso, io l'anno scorso sono stato in Igumenizia, prima di Idomeni, qualcosetta c'era, so per certo che adesso sta ripartendo in maniera abbastanza, non so, non credo in queste proporzioni qui perché se ne saprebbe di più, però diciamo che è sempre attraente come possibilità. Voi avete visto i ragazzi che provano ad entrare sotto i camion, quella è una cosa che succede sempre che è successa sempre meno, a parte tentativi sporadici, però diciamo che la tecnica più conosciuta, più utilizzata, è quella di pagare dei trafficanti che praticamente ti infilano dentro i camion già da molti chilometri prima del porto. Quindi qui e poi dice che poi è lo stesso metodo che viene utilizzato anche in Francia per passare in Inghilterra. Io l'anno scorso ho parlato con un trafficante e mi diceva che praticamente in Francia imbarcano gente nei camion già da sud, da Bourges, cioè da, parliamo di 300-400 km da Calais, quindi il sistema, diciamo, vero, ufficiale è quello lì. Di quelli che avete visto qui forse l'1% passa, di quelli che provano da soli, cioè quelli sono proprio i tentativi più disperati. Di solito quello che fanno, vanno lì con tutti i cambiamenti del caso, però la tecnica è quella lì, vai lì per un po' di mesi, provi, comunque ogni tanto passa, quindi provi, poi quando vedi che non ce la fai più, ti rinunci, torni a Atene, ti fa mandare i soldi, ti fa pestare e vai col trafficante. La cosa interessante è che quasi tutti i migranti a un certo punto passano, comunque magari qualcuno ci mette anche 10 anni, però quasi tutti arrivano, quantomeno attraversano la Grecia e i Balcani, arrivano in Europa. Per dire questo, che alla fine quanto uno voglia, diciamo, arginare il fenomeno, fa solo aumentare i costi del viaggio, ma di fatto non si blocca.
cose più specifiche sulla questione di Comenizza, ma cioè, andrebbero vagliate proprio, cioè bisognerebbe farsi due o tre giorni lì. Comunque sono bei ricordi questi, adesso passati un po' di anni, ma... Cioè quello che... Oddio, non so se ci sono altre domande, perché mi sembra che... Io volevo solo aggiungere che la situazione rimane comunque lungo la rotta balcanica, rimane del tutto precaria, nel senso che è vero che c'è stato questo anche molto contestato da molte organizzazioni che si occupano di diritti umani, questo accordo Unione Europea-Turchia, però Turchia nel frattempo c'è stato un tentativo di colpo di Stato e c'è un diciamo, come ha detto il suo leader Erdogan, una visione un po' particolare sul tipo di democrazia da applicare, e allo stesso tempo l'Unione Europea sta attraversando delle forti difficoltà, quindi non si sa fino a quando questo accordo molto precario possa reggere, e ci sono, e lungo la rotta balcanica continuano a passare appunto questi destini. Recentemente sono state anche centinaia di persone che hanno riuscito ad arrivare in Austria, di rifugiati, sono stati rispediti in Croazia, inteso come primo paese d'approdo. Questi erano arrivati dalla Grecia, ma la Grecia, il sistema d'asilo in Grecia è al collasso totale e quindi veniva considerata la Croazia come paese europeo, come primo paese d'approdo. Quindi è una situazione ancora del tutto precaria, ma sono decenni in realtà che va avanti così. Io ho studiato a fine anni 90 a Gorizia, città sul confine, il mio amico, il mio collega di corso viveva proprio lì, era di Gorizia, aveva la casa sul confine tra un ampio giardino tra Italia e Slovenia, e per alcuni periodi di notte, per molti mesi, diciamo intere famiglie che passavano questo prato, loro aiutavano quanto potevano aiutare, poi queste persone proseguivano il loro viaggio, quindi stiamo parlando di attualità, ma stiamo parlando anche di cose che sono anni che stanno avvenendo lungo le stesse rotte. Considero un esperto di migrazioni, cioè il discorso per me è più di curiosità sul presente, credo che comunque questo sia un fenomeno che cioè in futuro verrà ricordato come fattore dominante dei nostri anni, e quindi cioè, cerco di vedere anche delle opportunità di capire il circostante, ecco. Quindi domande tipo anche la tua mi metto in difficoltà, perché non ho un'attenzione costante al come dire ad acquisire informazioni, ecco. Cioè più che altro mi capita di incrociare destini, o comunque di restare molto colpito dalle vicende di qualcuno, ecco. Il che a un certo punto ribalta i piani, perché se tu comunque ti chiudi nella logica che cioè intanto per dire sarebbe curioso capire molto di più degli stanziali che dei migranti, in questo momento mi interessa molto di più, cioè mi sembra molto più folle l'idea che la vita possa essere stanziale rispetto a quella di essere come dire, è un passaggio, quindi è anche una metafora importante a livelli più profondi. Però dico, cioè, a un certo punto ci sono delle persone che sono anche molto facili oggi da, come dire, da contattare, e che hanno delle storie epiche alle spalle, e secondo me cioè, ci siamo arricchiti, per quanto ovviamente per chi fa questo viaggio sia molto difficile, ma proprio per quello è un viaggio epico. Secondo me è ritornato cioè, a camminare a fianco a noi
una cosa che abbiamo perso completamente, che è il viaggio vero, cioè il viaggio che non ha limiti di tempo, di spazio, che non si sa quando finisce, che non si sa, cioè è una cosa che, diciamo, che per un periodo ha esercitato un'attrazione quasi ossessiva su di me. Cioè, a un certo punto io ho anche pensato, cioè, ho anche invidiato i migranti, perché secondo me avevano comunque, cioè in loro ho visto una scelta radicale a un certo punto della vita, cosa che secondo me negli anni passati in Europa ho fatto molta fatica a trovare, è stata una rivelazione in quel senso. Quindi tutto questo magari a voi non me ne frega niente, però dico, se qualcosa passa da questi lavori, lo spirito che li ha generati è questo qui, ecco, non l'attenzione costante verso un fenomeno, che secondo me di fatto non esiste. Cioè si perde poi quando scendi nel particolare, non hai più di fronte i numeri, non hai più di fronte le date, non hai più di fronte di tutto questo, ma si concentra su esperienze di vita che secondo me mi arricchiscono e poi provo a trasmetterlo a chi guarda il documentario. Grazie. Vorrei chiudere con, se non ci sono altre domande o curiosità. Vorrei chiudere con una domanda anticipando che poi lasciamo qua spazio un po' ai protagonisti di questa iniziativa che si chiama Cinéma du Désert, e in qualche minuto appunto vi spiegheranno di cosa si tratta. Volevo chiederti su cosa stai lavorando adesso, quale sarà il tuo prossimo lavoro? Infatti l'ho già detto, cioè cercare di perdere un po', di perdermi in delle traiettorie, quindi di fatto ho rintracciato questi due amici storici che avevano una band metal a Damasco nei primi anni 90, e il metal era totalmente proibito dal regime. Wow, alla fine. E quindi ovviamente parliamo di... questa era una location perfetta per i loro concerti, facevano... ho tutto girato, quindi quello fa parte del lavoro alla fine. E underground, nel senso proprio che era sottoterra, facevano concerti. Poi uno dei due arriva in Europa già nei primi anni, diciamo 2010-2009, mentre l'altro si fa tutto quello che è venuto dopo il 2011, la guerra eccetera, e nel 2015 si rincontrano ad Atene, quindi dopo 6 anni che non si vedono più, amici proprio, diciamo, migliori amici per la pelle. E quindi da lì nasce tutta una storia di amicizia, nel senso che quello che stava già in Europa prova ad aiutare il suo amico ad arrivare in Germania con metodi abbastanza grotteschi, perché praticamente si compra una carta d'identità italiana, che è molto facile da acquistare in Grecia, costa tipo 50 euro, e soltanto che quando arrivi all'aeroporto devi effettivamente rispondere a domande che ti vengono poste in italiano, perché comunque i greci sono furbi, quindi ti dicono come ti chiami, che lavoro fai, ti fanno queste domande, anche se non parlano italiano, però hanno imparato questa cosa. Tra l'altro io l'ho subita sulla mia persona, perché vabbè, è un'altra merda, perché insomma praticamente, e gli insegna l'italiano, gli insegna a rispondere a queste domande, però lui è duro come un poverino, non riesce assolutamente a imparare. Quindi cioè, si ride anche molto, in tutto questo cioè, si va ai concerti, perché la passione per la musica è rimasta anche, cioè comunque per loro è un viaggio, resta un viaggio. Quindi scena musicale greca da spiaggia, e poi niente, poi si passa alla fase, vabbè, sto raccontando troppo. L'appuntamento è ci vorrà un annetto, cioè forse vorrà un po' meno. Destino migrante legato anche a questa città, noi stanziali, almeno io stanziale sono, per il loro ritorno. Lavorandoci dall'altro, allora, uno ha toccato anche la questione del conflitto in Siria, finalmente si trovi una soluzione per un po' di termine. E grazie per la tua presenza qua. Grazie a voi. Desert, yes. I don't know.
minuto? Mi avvicino con un po' di imbarazzo perché il cinema di Tesoro in questa occasione si sente un po' fuori tema. Quindi volevo semplicemente ringraziare te Paolo, che un po' quindi vediamo la stessa missione. Cinema del Deserto è un camion, che va in giro per il mondo portando un cinema solare itinerante, sfruttando il potere dell'immagine per creare dei ponti tra culture differenti, raccontando storie. Ringrazio appunto Paolo e tutti quelli che hanno reso possibile la serata di stasera, perché è nel raccontare storie che ci possiamo arricchire, e raccontare destini, incrociando persone, andando per propria scelta, per propria motivazione nell'incontro con gli altri, credo che sia una delle basi per poter cambiare qualcosa, no? Nel nostro piccolo, probabilmente non cambiare fenomeni grandi come quelli che stanno accadendo, ma lanciare dei semi e portare magari anche solo nell'incontro, nel passare. Quando tu hai l'interesse di fare delle interviste e torni contento a casa a montare, magari qualcun altro torna a casa contento che ha conosciuto una persona come te. Quindi ecco, nell'incontro con le persone arricchirsi e nel raccontare storie, portare in giro messaggi importanti. Ecco, comunque Cinema du Désert è un cinema solare itinerante che porta in giro messaggi e racconta storie per arricchirsi a vicenda. Come si fa a informarsi sulle vostre iniziative? Cinema du Désert su www.cinemadudesert.org è il sito del nostro progetto. Tra poco partiremo per l'Africa e siamo da poco tornati dalla Grecia, dove abbiamo portato il cinema nei campi governativi, ma anche in situazioni un po' ambigue, dove queste anime in movimento aspettano i trafficanti che poi gli diano il passaggio verso chissà dove. Quindi abbiamo portato delle cartoni animati, abbiamo portato Charlie Chaplin e abbiamo portato un po' di sorrisi e chissà un po' di normalità anche in questi luoghi non luoghi dove queste persone vengono bloccate per un tempo indeterminato in attesa di chissà cosa, in attesa di un po' di libertà, di un giorno di ritornare a vivere una vita stabile in piena insomma libertà di agire quotidianamente. E così sono per quello. Grazie, grazie a voi. Ringraziare ancora al Locos per l'ospitalità e Social Catena che ha reso tutto questo possibile. L'appuntamento per chi volesse tra una settimana e parleremo di Ucraina anche qui con un giornalista, Danilo Elia, corrispondente tra gli altri anche di Osservatorio, e con Roberto Keller, l'editore, Roberto. Va bene, buona serata.